Enzo Fileno Carabba, buonasera. Buonasera, buonasera. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole. Grazie. Per raccontare della sua partecipazione al Festival di Firenze, la città dei lettori. Ricordo il sito di riferimento, lacittadeilettori.it. Sarà protagonista Enzo Fileno Carabba il primo giorno, giovedì 26 agosto, con Paesaggi Letterari. Lei farà fare una passeggiata ai suoi ascoltatori con il libro Vite sognate del Vasari, il libro che è stato pubblicato da Bompiani. Una informazione di servizio molto importante, perché è necessaria la prenotazione, quindi sul sito lacittadeilettori.it si può avere tutta quanta l'informazione per la relativa prenotazione. Ora entriamo, Enzo Fileno Carabba, dentro queste Vite sognate del Vasari, però per entrare in questa storia io partirei proprio da un punto di vista puramente estetico, che non è solamente estetico, chiaro, l'immagine della copertina, perché quei colori sono i colori un po' che ci ritroviamo, che lei ci fa, riporta fuori nelle varie pagine di questo libro, ricordiamo, pubblicato da Garzanti. Ecco, ci vuole raccontare questa immagine? Sì, questa è un'immagine di Lisa Schiavi che ha illustrato molte di queste vite mentre le scrivevo. Io ho cominciato a scrivere appunto dei racconti ispirati alle vite del Vasari, quindi diciamo tratti da, in qualche modo, con un 50% di studio e un 50% di invenzione, idealmente. E mentre li scrivevo, Lisa Schiavi le illustrava. E uno di questi poi è diventato la copertina. E è uno dei fratelli Pollaiolo che parla a un pennuto, che suggerisce storie a un gallo, ecco, che racconta, che sussurra. È qualcosa di fiabesco. A me piace molto questa copertina, perché appunto c'è questo tono di vita sognata o vita trasognata, diciamo così, cioè una vita vera raccontata sussurrando, ecco, cercando di cogliere il punto essenziale di un'esistenza. Però lei parla al singolare, Enzo Fileno Carabba, però qui le vite sono tante, e perché i sogni ovviamente necessariamente sono molto molto plurali, ed è bello anche che sia così. Però facciamo un passo indietro, Enzo Fileno Carabba. Chi era Giorgio Vasari? Ma ecco, ora io premetto questo, che non sono uno storico dell'arte. Certo, ma semplicemente perché ci serve capire, a volte, ecco, partiamo sì, da un presupposto che non tutti conosciamo, certo, lo straordinario pittore, no, architetto e così via. Certo, diciamo che, no, appunto, volevo, come dire, mettere le mani avanti, che non volevo definire una volta per tutte chi fosse veramente, perché non lo so, forse non lo sa nessuno, però diciamo che è conosciuto anche e soprattutto dai più come dire, il fondatore, il creatore della storia dell'arte, no? Che poi naturalmente ci sono sempre i precedenti in tutti i casi, anche nel suo, però ecco, nell'immaginario è il creatore della storia dell'arte, e quindi nelle vite da lui raccontate si descrivono appunto le esistenze di grandissimi artisti, diciamo dal 2 al 500, diciamo. E nulla, io mai mi sarei avrei pensato di come dire, di seguirlo, però invece che cos'è che l'ha affascinato per poi raccontarlo di volta in volta, Enzo Fileno? È appunto il fatto che cominciai a leggere una vita, mi sembra, di Filippo Lippi, e da una parte vite romanzesche, vite bellissime, vite, come dire, che fanno venire voglia di vivere, non perché siano tutte rose e fiori, alcune sì, altre sono drammatiche, ma proprio vite appunto che mi sembrava che avessero questa caratteristica, sia quelle oscure che quelle luminose, almeno per me, almeno a me trasmettevano un piacere della vita. E non a caso il titolo dell'opera di Vasari si intitola Vite. Questo è molto interessante, perché spesso si studiano poi le opere, no? Perché chiaramente quando parli della vita di Giotto è difficile non parlare di opere. Però il titolo è Vite, e questo a me piaceva, cioè il fatto
di racchiudere una vita in poche pagine, una vita e quindi il senso, perché quando la vivi naturalmente spesso è confusa, no? Succede questo, succede quest'altro, invece raccontando la storia di un altro, mi sembrava che nella vita del Vasari lui cercasse di cogliere il senso, o perlomeno, non so se il senso, un sentimento dominante. Ecco, questo è quello che poi ho cercato di fare io, sulla scia, diciamo, perché queste non sono delle parafrasi, la prendono lo spunto per poi scrivere qualcosa di plausibile. Questa sarebbe l'intenzione. Però era questo, ecco, lo spunto era la scintilla era questa. Uno, la vita in poche pagine. Due, il fatto che ognuna di queste ha un sentimento dominante, quindi ci può essere l'invidia, ci può essere la leggerezza, la capacità di farti perdonare. La prima cosa che mi colpì è che Filippo Lippi, a parte avere una vita bellissima, perché pirati, una vita romanzesca. La vita più filmica fra quelle raccontate, dire. Sicuramente. Sì, dove succedono cose incredibili, ma a parte questo, oltre a questo, dal fatto che lui combina sempre di tutti i colori e riesce sempre a farti perdonare. E a me, ecco, in realtà fu questa la cosa che più che cominciò a risvegliare in me qualcosa. Cioè, quest'uomo doveva essere particolarmente amabile, perché lo perdonavano sempre, no? Allora dici, ma guarda quest'uomo, appunto, che riesce sempre a farsi perdonare. E poi via via, leggendone altre, scoprivo, o mi sembrava di scoprire, perché a volte è esplicito, a volte invece in Vasari è implicito o giace nell'ombra questo aspetto. Io ho cercato di, come dire, di portarlo alla luce in alcuni casi, però c'è sempre qualcosa in cui uno si può riconoscere, come se le persone fossero dei portatori di sentimenti, diciamo, come se il sentimento fosse l'organismo vivente, cioè che l'organismo che sopravvive, no? nei secoli, e uno si può riconoscere, perché naturalmente pochi di noi dipingono la Gioconda, però ci può essere un lato del carattere, un modo di rapportarsi alla vita, ecco, che può essere istruttivo o bello o attraente o divertente per tutti. E quindi rendere la vita stessa, come abbiamo potuto vedere dal libro, veramente a volte immaginifica. Sì, immaginifica, cercando appunto di cogliere, come dire, un cuore vero. Io, per esempio, una delle cose che mi ha fatto più piacere tra tante cose belle che sono uscite è stato un parallelo con Vite straordinarie di Gurdjieff, no? Che non parla mai incontri con uomini straordinari di Gurdjieff, che è un libro in effetti bellissimo, che non parla mai di arte, no? Perché giustamente quando qualcuno mi chiede notizie di questo libro, cioè, mi porta sempre nella storia dell'arte, che è inevitabile, no? E anche giusto, però ecco, per me il punto non era tanto questo, ecco, quanto, ripeto, voglio raccontare una breve cosa. Un mio amico tempo fa, uscendo, mi sembra dopo aver visto un dipinto del Rosso Fiorentino, mi sembra, uscì, se ne andava in giro e mi assicurava che dopo lui aveva visto delle facce simili nella realtà, no? Camminando, dicendo no, qua si vede che questi tratti si sono trasmessi, no? E nel tempo si sono trasmessi, ho rivisto le persone che erano lì a deporre Gesù, che erano nel quadro, le ho riviste, ti assicuro, al bar, no? E un pochino nel libro mio, ecco, ho cercato di fare questo, ecco, con i sentimenti. Con il modo di rapportarsi alla vita. Con i sentimenti, perché poi per dare forse una dimensione ancora di più del reale, per arrivare poi, come dicevamo poco fa, all'immaginifico. Però mi scuso, Enzo Fileno Carab, se quando non si sanno le cose è anche bello dirlo, no? Io, Arnolfo Di Cambio, fino a due mesi fa, era semplicemente una via dove dovevo passare a Milano. E non mi ero mai posto la domanda, mi creda quanto sono ignorante, non mi ero mai posto: Arnolfo Di Cambio, ma che nome è? L'ho scoperto nel suo libro.
No, infatti, ecco, tra l'altro hanno nomi bellissimi questi personaggi, no? I nomi sono, diciamo, tutto un programma, come si suol dire. E penso per chiunque, insomma, a meno che uno non sia uno specialista, queste vite hanno, sono vite spesso sconosciute, no? Anche quelle di artisti dal nome famosissimo, no? E anche per me, a dire la verità, è stata proprio una grande, cioè a dire la verità, non è che mi piace dirlo, è stata una grande esplorazione, ma ti vorrei continuarla in qualche modo, no? Fonte di scoperte, quindi, anche perché mi avvicinavo a un personaggio, cercavo, aspettavo il momento in cui lui in qualche modo mi parlava, attraverso lati della sua vita a me sconosciuti. Però perché qui ci sono. Troppo conosciuta, dopo un po' non la vedi più. Certo, la cosa o le persone forse troppo conosciute, che ne so, Leonardo, Michelangelo, no? Che sono personaggi sicuramente talmente grandi e talmente scomodi, ma in ogni modo che sono anch'essi da raccontare. Certo, sì, e per l'appunto questi due, inizialmente io avevo deciso di non avvicinarmi a questi soggetti così ingombranti, no? Perché per ognuno. Questi artisti cercavo appunto un rapporto personale, con loro mi sembrava che fossero recalcitranti, diciamo. E invece poi negli anni, perché poi questo lavoro è durato molto tempo, mi sono reso conto che c'erano degli aspetti, come dire, che personali che mi legavano a Leonardo da Vinci. Ma tra tutte queste figure che lei ha raccontato in questo libro, ricordiamo, pubblicato da Bompiani, qual è quella che le è più vicino? Ora questo non lo so, però posso dire una cosa, che sono molto, molto affascinato e attratto dai primi, cioè dagli artisti, diciamo, di fine 200 e 300, perché si divertivano moltissimo. E quindi si fanno sempre un sacco di, cioè non sempre, ma spesso si fanno degli scherzi, no? Già i letterati all'epoca, a quanto pare, si prendevano più sul serio, no? Ma gli artisti, che forse erano più artigiani, facevano degli scherzi, secondo me è una tradizione che poi arriva fino a Amici miei, diciamo. E infatti mi piaceva moltissimo Buffalmacco, autore appunto di famosi scherzi, e trovo molto istruttivo il fatto che Vasari nella prima versione delle vite dice, beh, sì, Palmacco faceva tutti questi scherzi, ma ora basta, perché, come dire, questi aneddoti sono, è come se dicesse, sono superficiali, no? Però lo stesso Vasari aveva una grande ammirazione di Buffalmacco. No, infatti, no, volevo dire che nella versione successiva gli aneddoti ne aggiunge altri. Io ci tengo a questo, perché spesso lo studioso è contrario agli episodi, non sempre, ma spesso, no? Come se non fossero importanti. Invece per me era proprio questa la chiave, perché se uno lo chiama aneddoto è già un po', diciamo, diminuisce, no? Sminuisce l'episodio. Se uno lo chiama parabola, già tutta un'altra cosa, ma è sempre la stessa cosa, c'è una piccola storia che racconta qualcosa di decisivo. E mi piacciono molto, ecco, non saprei sceglierne uno, perché per me ogni volta è stata un'immersione bellissima, però mi piace molto questo aspetto che fino al 200-300 giocavano tantissimo. Ecco. Enzo Fileno Carabba, protagonista al Festival La Città dei Lettori di Firenze, giovedì 26 agosto alla Villa Pardini, ci sarà una passeggiata letteraria insieme con gli artisti che abbiamo sentito raccontare poco fa. Enzo Fileno Carabba racconterà storie dal suo libro Vite Sognate del Vasari, libro pubblicato da Bompiani. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, ora è un libro, il viaggio di Brandano. Ora non è un libro proprio recente, ma è questo camminatore, questo viaggio di un come? Questo camminatore pellegrino. Sì, navigatore, la navigazione di Brandano, e quindi incontra mondi nuovi,
forse proprio anche il nuovo mondo, secondo alcuni. Il viaggio di San Brendano, da che libro lei che libro ci può indicare? La navigazione di San Brendano, edito da? Ci sono molte ci sono varie, diciamo, versioni. La mia ci sono nella storia, è stata raccontata varie volte questa, certo, questa vicenda. La mia edizione Il Cerchio. Edizione Il Cerchio, intanto noi ringraziamo del tempo che ci ha dedicato qui per Il Posto delle Parole, ringraziamo Enzo Fileno Carabba e per l'appuntamento dedicato al Festival La Città dei Lettori. Ricordo ancora i nostri ascoltatori che noi abbiamo incontrato Enzo Fileno Carabba, era a dicembre del 2017 per un libro, La Battaglia a Magopoli, un libro di Marcos I Marcos con alcune belle illustrazioni, sì, la storia di Agostino e non solo lui. Grazie ancora Enzo Fileno Carabba e buona serata. Grazie a voi, buona serata.